Abbiamo una passione che ci porta spesso ad affrontare situazioni, terreni, meteo avversi. Il tutto per la pura gioia di osservare la natura nel suo stato puro, libero. Da più di 2 anni mi avvalgo anche delle fototrappole, che cerco di posizionare in ambienti di vario tipo, con l'intento di riprendere animali selvatici in libertà e osservare i loro comportamenti naturali ed istintivi. Ma ci sono delle difficoltà date da problemi oggettivi come terreni accidentati, mancanza di appigli per mettere le fototrappole, zone troppo frequentate e soggette a furti, o dalla semplice inesperienza. È per questo che farò alcuni video per condividere la mia esperienza sul campo, i successi e gli insuccessi. E allora partiamo con qualche consiglio. Ragazzi, se vi piacciono questi video, date un'occhiata al canale. Ci trovate dei video inerenti a un safari che abbiamo fatto qualche tempo fa e dei video sull'orso marsicano e sul lupo e anche altre cose interessanti della nostra natura italiana. Ciao ragazzi. Buongiorno a tutti. Allora, oggi andiamo a piazzare una fototrappola. Vediamo dove passare perché qua ha piovuto tantissimo ed ha allagato. Siamo ai margini di un bellissimo bosco misto e oggi andremo a mettere una fototrappola con la speranza di prendere qualcosa di interessante. La mettiamo al bordo del bosco, così c'è la possibilità di prendere più animali, vista la caratteristica della fototrappola e non ha un grandissimo angolo di copertura, circa 90 gradi, e ha i led visibili, quindi non so all'aperto quanto potrà andare bene. Vediamo un attimo, adesso individuo una zona dove secondo me può esserci un buon passaggio e un buon appiglio per la fototrappola. Vediamo un po'. Allora, questo per esempio è un buon punto perché c'è tutto il passaggio degli animali e quindi questa pianta o questa qui giù andrebbero bene, ma hanno dei rami davanti e non mi va di rompere dei rami per liberare il campo alla fototrappola, quindi vediamo qualcosa più avanti. Bisogna anche pensare al fatto che per esempio se piazzo la fototrappola in questo punto, io so che il sole sorge da quella parte e fa questo giro durante il giorno, quindi durante il giorno io avrò sempre il sole di fronte alla fototrappola e anche se passa qualcosa difficilmente riuscirei a riprenderlo, quindi serve anche capire quando si posiziona una fototrappola che cosa dobbiamo catturare, animali notturni, animali diurni, e a che scopo abbiamo l'intenzione di mettere la fototrappola, perché bisogna guardare anche queste cose, altrimenti non riprenderemo nulla. Almeno qui di giorno per esempio sarebbe un bel punto, ma cioè, va bene per la notte ma non davvero per il giorno. Allora, alla fine penso di aver trovato un posto che possa andare bene. Vedete qua ci sono varie piste, una più esterna, una più interna, e poi c'è l'ingresso al bosco, e questo ramo alto dovrebbe andare bene anche se è marcio, quindi non è tanto sicuro, ma vediamo un po', però dà diciamo una bella visuale su questa zona, ecco.
Allora, vediamo un po'. Questo no, è troppo marcio. È troppo marcio. Non si può. Quindi usiamo anche questo altro ramo per fare d'appiglio. Allora, l'abbiamo messa, andiamo, allora, l'ho già formattata bene, andiamo a chiudere. Gli ho messo questo legnetto dietro per farla stare ancora più assestata in verticale. Sui rami obliqui è praticamente una scommessa riuscirla a mettere in asse. Ci abbiamo provato, vediamo un po'. E questo è quello che guarderà questo ingresso. C'è un doppio ingresso, ce n'è uno a destra e uno che va qua a sinistra, e quindi vediamo un po'. Ok, fatto, ecco qua. Mentre andiamo via, è buona norma registrare la posizione. Mettiamo la posizione dove siamo e me la memorizziamo, così da poter ritrovare bene la fototrappola. Ok, andiamo via, facciamo un'altra piccola passeggiata e si va, sperando di registrare buone cose. E mentre vado via, quella che sembra attraversare è una piccola faina, ma me ne accorgo solo dopo aver visto i video. E adesso arriviamo al momento del controllo della fototrappola, dopo svariate settimane. Il motivo per cui ero guardingo? Ve lo spiego subito. Allora ragazzi, sono arrivato nel punto in cui ho messo la fototrappola. Sapevo di stare sopra vento, quindi non mi sentivano. C'erano una quindicina di cinghiali tutti a dormire, a riposare al sole. Lì sono le 11 di mattina. E ho la fototrappola messa lì in quel cespuglio dove c'è un'entrata doppia dentro alla macchia. Sono arrivato fino a questa posizione, quindi a 15 metri da loro, e ancora non mi avevano sentito. Bellissimo comunque. Appena mi hanno sentito, mi ha sentito il più grande, è scappato subito dentro, ovviamente ha allertato gli altri. Uno però è rimasto fino all'ultimo lì. Però bella esperienza, diciamo che è un'altra prova del fatto che comunque non, appena ti sentono, se non c'hanno, ecco, questo è un campo grande, quindi ci avrebbero 10.000 posti dove scappare, 10.000 direzioni, quindi se non si sentono comunque minacciati. Adesso è primi di febbraio, non ci sono i piccoli, diciamo che sono già mezzani, insomma, quindi non c'è un grande pericolo per cui possono difendere i piccoli. E comunque, siccome qua passa anche il lupo, teniamo gli occhi aperti e silenzio. E adesso vediamo che cosa abbiamo catturato durante questo periodo.
E questo cosa sta facendo? Se qualcuno di voi lo sa, lo scriva nei commenti. Forse sta marcando il territorio? Ovviamente non abbiamo parlato di tutto, questo era semplicemente il primo di vari video che tratteranno il discorso. Se hai delle domande, mettimele qui sotto nei commenti. Al prossimo video! Ti è piaciuto il video? Metti un like! Se ti piacciono questi video naturalistici, iscriviti al canale. Mi darai una mano a proseguire questo percorso. Grazie e buona natura!